nascosto della Medusa, gli animatori del Sacro Cuore. Siamo alle 14:45. Se la Valeria riesce ad eseguire questa fantomatica mossa di ballo, gli animatori si conquistano la fiducia dei loro animati. Ma facciamo qualche passo indietro e vediamo come si è venuta a formare questa grandissima nazionale, che a detta della Laura è la più grande nazionale di tutti i tempi. Tanto che una volta la Paola disse: avrei voluto darmi all'Ippica, ma poi ho visto la Laura dirigere il Crest e ho deciso di diventare animatrice. Il grande Sacro Cuore, la Cammella, la Laura e gli animatori. Siamo nel sottochiesa e a Sacro Cuore si ballano balletti molto più difficili rispetto agli altri Crest. Yeah, 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 in genere i balletti durano in media 2 minuti, a Sacro Cuore durano 24 ore e 30 minuti, sono lunghissimi. Soltanto i più forti riescono a sopravvivere. Gli altri muoiono prima. Di solito i balli negli altri Crest si svolgono su pavimenti normali. Da noi invece avvengono dei balli in mezzo a panchinette. E proprio sopra queste panchinette c'è un palcoscenico. E in questo palcoscenico si recita in un modo straordinario. In prima fila tra questi attori Valeria Bortoloso, semplicemente la migliore attrice di sempre. Tu, stupido panda, sei la vergogna dei... Kung Fu! Cosa? Kung Fu! Sì, esatto! Del Kung Fu! Everybody was Kung Fu fighting! E dopo i bambini vengono mistati nei vari laboratori? Gesso! String art! Mollette! Pirografo! Art attack! Cucina! Teatro! E infine calcio! Ma quando il gioco si fa duro, i molli cominciano a giocare. E infatti parleremo di giochi. Ma non sono dei giochi normali. Sono delle vere battaglie per la sopravvivenza. Innanzitutto il campo da gioco. Chiamalo campo. Percentuale delle vittime? Over 9000. Milioni. Il gran maestro Shifu provò innumerevoli volte ad allenarsi su questo campo, con i risultati disastrosi riportati in questa drammatica intervista. In quell'asfalto mi sono distrutto i ginocchi, asfalto, ah, l'asfalto, maledetto. Un bambino viene sorpreso ad imbrogliare e fortunatamente, o meglio sfortunatamente, Giovanni Esposito lo coglie nell'atto e non sto qui a dirvi che subito lo decapita. Ma la storia del Crest rimarrà per sempre nei nostri cuori, di chi come noi da piccolo sognava un posto in cui sentirsi a casa, dove trovare qualcuno che ti ascolta. E proprio in quel posto vivere dei pomeriggi in piena allegria con i propri compagni. I sogni dei bambini non muoiono mai e li porteremo per sempre con noi. Dove? Perdi qua.